Ciao a tutti gli youtuber della Terra. Qui è Good Time for All, o Momenti Felici, se volete tradurlo. In questo video andiamo ad osservare come le cose su una superficie piana fanno sì che sembra che curvino. È uguale ad alcune delle fotografie che abbiamo visto sul lungo ponte di Potratrei. Qui abbiamo una superficie perfettamente piana, che in qualche modo sembra alzarsi, sembrando che vada a curvare. Sto camminando per andare a prendere la mia macchina fotografica abbastanza rapido per mostrare a tutti che questa è una linea diritta, con tutti questi piccoli secchielli simili a dei barattoli. Ora prendo la mia macchina fotografica. E come potete vedere, tutti i contenitori sono allineati su una linea retta, nessuno di loro è posizionato di lato. Questa fabbrica ha un pavimento in cemento a livello. Non c'è alcuna curva o gobba. La distanza, e posso dirlo, non è più di circa 45 metri, non di più. Mi trovo in una zona differente della fabbrica rispetto a dove mi trovo di solito. Quello che voglio fare qui è accendere la macchina fotografica affinché possiate osservare ciò che sto facendo. L'ho già fatto dall'altra parte, da quella opposta, ma il video che ho girato non andava bene perché c'era il volume della radio alta e... Scusate, ora vado a mettere a fuoco. Ecco qui. Osservate qui, gente. Sì, lo so, è difficile che possiate vedere. Ma questo perché ci sia tutto documentato nel video e alla fine lo vedrete, perché non è facile da vedere adesso. Anche se chiunque è in grado di farlo. Sto facendo una panoramica per voi, per farvi vedere cosa succede dal nostro punto di veduta. Ecco perché sto facendo questo video. Là in fondo la prospettiva li fa apparire sempre più piccoli e sembra che si abbassino. Non c'è alcuna curvatura della Terra, gente. Metterò questa fotografia nel video, in modo che possiate vederle. Questo è tutto, era solo per mostrarvelo, e queste fotografie le inseriamo, le andiamo a inserire adesso. Bene, gente, come potete vedere qui, se osservate questa linea giusto qui, potete vedere che l'angolatura è come se si alzasse. E tutto questo è perché si muove in su, verso l'orizzonte. Tutto ciò che è sotto di voi si alza. Tutto quello che fa è che succede fino a metà circa della fila. La parte sopra va sempre in basso. Questo lo sapete, abbiamo una parte che scende ed una parte che si alza. Ma se osservate proprio qui, la linea smette di salire, smette di andare in su. È a causa della diffrazione che si mette in gioco. E vi mostro di cosa stiamo parlando. Se osservate proprio qui, riuscite a vedere, una volta che andiamo a zoomare, che il suolo inizia a distorcere. È l'effetto miraggio che succede quando inizia a verificarsi la diffrazione. Questo succede in qualsiasi fotografia. Osservate bene questa fotografia. E questa, quella che ho scattato alla fine del video, quello che vi ho mostrato. Potete sempre vedere che si innalza e finisce esattamente in mezzo, mentre la parte finale sembra abbassarsi. Ma la cosa più interessante, se osservate bene, è proprio qui. Inizio a farvi una panoramica e potete vedere l'effetto specchio che inizia a prendere posto. Si riesce a vedere che la parte sotto è il riflesso di quello che sta sopra. Su questa linea si vede chiaramente la diffrazione, che alla fine provoca l'effetto di abbassamento, mentre invece è tutto e sempre a livello. Questo è tutto, gente, un'illusione ottica. È tutto, volevo mostrarvelo. Good time for all, iscrivetevi e grazie di aver guardato.